Gianni Colacione, Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo l'ultima giornata e siamo in compagnia di Mina Welby, che è intervenuta da poco con un intervento che abbiamo ascoltato. È stato, insomma, molto interessante, anche pieno, insomma, di pathos, parlando appunto di un momento anche di tristezza tuo. Sì, tutta questa cosa, questo sconquasso quasi, mi sentivo veramente depressa questi ultimi giorni. Oggi sto bene, ieri mattina mi sono sentita male fisicamente proprio, non sono riuscita a venire in tempo e ho ritardato pure. Però poi io cerco sempre di, non prendo medicine, però cerco di parlare, di buttare fuori quello che c'ho dentro e le cose poi cambiano. Infatti ho cercato poi dentro di me e anche nelle cose che stiamo facendo una motivazione e come andare avanti, che cosa poter proporre. Ma abbiamo già un sacco di proposte sul piano. Io voglio dire soltanto, per esempio, ho parlato anche del soccorso civile nostro, quello dell'associazione Luca Coscioni, e lì si può dire si va dall'inizio della vita, ancora prima dell'inizio della vita, fino al morire, e poi di quelli che rimangono, come continuare. Quindi, per farla breve, per esempio, noi siamo un soggetto, Associazione Luca Coscioni è un soggetto cofondatore del Partito Non Violento Transnazionale Transpartito Radicale. Quindi io credo che è proprio questo il grande fratello, dove noi tutti siamo lì dentro. E non è soltanto il nostro lavoro sul territorio, che va poi anche nei paesi accanto a noi, al nostro, nel Mediterraneo in modo particolare, e poi nei vari paesi. Il nostro segretario è Demba Traoré, che dovrebbe venire, mi sembra, oggi. E io credo che aiutare a svilupparsi questi paesi, a poter rimanere lì, non dover venire qui a cercare la loro felicità, io credo quello che sia giusto. Aiutare loro a tenere le proprie risorse e sviluppare le loro grandi possibilità anche di economia, loro ricchezze, perché specialmente i paesi africani, ci sono dei paesi che sono ricchissimi non soltanto di bellezze naturali, ma poi anche nel sottosuolo. Per esempio, mi sembra che il Mali ha delle ricchezze di uranio. Sì, uranio, e pare che proprio, insomma, anche questo sia stato uno dei motivi per cui la Francia, esatto, sia intervenuta. Esatto. Però quello che dobbiamo noi impedire è che questi paesi che poi vanno lì, io non dico che portano la guerra, in un certo senso aiutano queste persone poi a venire fuori, a pacificarsi, a lottare contro gli invasori, contro le violenze, però il pericolo poi è quello che questi paesi, cosiddetti difensori, sono gli sfruttatori futuri, e questo non deve succedere. Questi paesi poi rimangono poveri, devono diventare ricchi per conto loro, devono avere loro un'economia, devono diventare una grande Africa, come noi dovremmo diventare una grande Europa, ma mi sembra che non ci riusciamo noi a diventare una grande Europa, tantomeno possiamo aiutare poi un'Africa a diventare una grande Africa. Io parlo qui delle Europa in quel senso. E soltanto due o tre persone da noi non possono fare tutto, e abbiamo veramente bisogno che noi riusciamo di nuovo a avvicinare la politica, a infettare radicalmente la politica che lavora per un'Europa unita.
Io tante volte mi viene un po' di tristezza perché non vedo più quello che io aspettavo tanto negli anni 50, quando facevo, fine anni 50, quando facevo il liceo. Ero entusiasta della futura Europa Unita e ho fatto un bellissimo tema dove ho preso un bel 9 di un professore che era veramente tirchio con i voti. I miei temi non erano mai lunghi, ma molto concisi, molto raccolti. E quella volta dice: ma dove l'hai copiato? Ma professore, non l'ho copiato, l'abbiamo fatto qui a scuola, l'avevamo fatto lì in 3 ore, dovevamo farlo. Ecco, per me non vedere più il risultato mi porta un po' di tristezza. E quindi lavorare qui. Noi adesso avremo anche qui nel Lazio la campagna elettorale. Non so quanta possibilità avremo di avere almeno un nostro rappresentante Rosso di Vita dentro al Consiglio, ma io lo vedo come cosa molto importante. E se non riusciamo a farle entrare, noi saremo fuori e cercheremo da fuori di controllare, di vedere, perché insieme a Storace c'è Tarsia, che è quella signora che una volta ex deputata, che ha fatto una nuova legge praticamente per la distruzione della legge per i consultori. Lei voleva riformare questa legge, ma riformare quella legge come le voleva fare lei era veramente la distruzione della possibilità per le donne di avere veramente un posto dove consultarsi. I consultori nel Lazio, come in tutta Italia, soffrono del rinnovamento. Le persone che hanno cominciato, mi sembra che sono ormai 20 anni, vanno piano piano in pensione, non vengono rinnovati, molti consultori vengono chiusi, molti sono destabilizzati, non c'è tante volte il medico, non c'è tante volte una persona che possa dare veramente l'input alle persone che vengono a chiedere. E quindi è veramente difficile. Abbiamo lavorato già l'anno scorso e 2 anni fa perché questa legge non venga fatta e ci siamo anche riusciti. Insomma, erano le donne che si sono opposte. E questa è stata una cosa ottima. Abbiamo anche lavorato con Mirella Paracchini, i Radicali e l'associazione Luca Coscioni, e vogliamo lavorare anche non soltanto nel Lazio in questa maniera, ma ci sono anche altre regioni come per esempio Piemonte, dove con Cota, mi sembra che si chiama così, sì, il presidente, dove è passata una legge diversa di quello che era quello sui consultori. Ecco, questo è un esempio come possiamo lavorare per proteggere veramente il diritto delle donne anche per una maternità responsabile. Questo è importantissimo. Pillola del giorno dopo. Noi vediamo per esempio in Germania succede questo. Noi in Italia ci lamentiamo della sanità, della non prescrizione della pillola il giorno dopo. Ci sono, esistono queste cose. In Germania è ancora peggio, ma meno male che c'era un vescovo, il vescovo Meissner di Colonia, che ha ingiunto a quell'ospedale cattolico di prescrivere la pillola del giorno dopo. E meno male, è andato praticamente contro il Vaticano, contro l'input del catechismo. Ma è una pillola non abortiva, è una pillola preventiva.
Io credo, ma siccome tutto questo e tutte le prevenzioni per gli anticoncezionali comunque sono messi insomma, proibite, osteggiati. Sì, sono osteggiati perché si farebbe peccato, ma io credo che si fa ancora più peccato fare un aborto. E quindi io credo che qui una buona parola, una giusta parola, moderna, nuova, credo che non sia sbagliata. E ecco, quindi il 50% della sanità in Germania è data in amministrazione alla Chiesa, agli ospedali cattolici e evangelici. Quindi lì non esistono possibilità di abortire, non esiste un anticoncezionale, non esistono tutte queste cose che oppure anche per esempio l'eutanasia, la limitazione delle cure. In certi posti, anche da noi, lì da noi è un fatto personale, magari del medico, lì invece è proprio dell'ospedale. E queste sono veramente delle cose tristi. Comunque non possiamo dirci felici in Italia, perché anche qui, per esempio, San Camillo a Roma, dove le donne vanno per l'aborto chimico, cioè con la RU486, e anche qui le donne vengono trattate in una maniera non umana, sì, veramente disumana, perché vengono magari divise dal proprio marito, dal proprio compagno, e loro devono stare dall'altra parte, mentre loro hanno bisogno veramente in quel momento di essere vicini a una persona che li incoraggia, perché un aborto comunque non è una cosa facile, è comunque una cosa difficile. E il personale sanitario tante volte con queste donne è molto invadente, fa delle osservazioni puntute e anche cattive. Io credo che questo non deve essere assolutamente così. Bene, quindi insomma i fronti di lotta sono tanti per cercare di portare il riconoscimento e l'attuazione del rispetto dei diritti in questo paese, ma come ci hai detto anche in Europa, insomma, ci sono punti che non stanno molto bene. Parlavi della Germania. Quindi un ultimo saluto e un augurio a questa casa radicale, visto che qua stiamo a comitato di radicali italiani, comunque sia, i problemi sono emersi. Come possiamo meglio affinare gli strumenti per questa lotta? Allora, per questa lotta ci sono tante possibilità. Parlare con la gente, avremo di nuovo occasione, adesso metà febbraio cominceremo la raccolta firme per la nostra proposta di legge sull'eutanasia e la limitazione delle cure, quindi la libertà di scelta alla fine della nostra vita. Quindi lì possiamo di nuovo parlare con la gente, farci conoscere, trovare di nuovo nuove iscrizioni, o anche persone che poi ci sostengono anche alle prossime elezioni. Avremo qui il Comune di Roma, dove possiamo sicuramente anche correre di nuovo alle elezioni. Io spero che qualche consigliere ci scappi pure qui, almeno per anche per avere sì un minimo di obolo che ci autofinanziamo. Io poi ho proposto un autofinanziamento con delle opere di Pier Giorgio, fare delle coppie fatte bene, naturalmente una bella coppia, che possiamo poi dare per un contributo di finanziamento ai nostri tavoli, per il nostro autofinanziamento, per avere il pagamento, magari se non abbiamo un autenticatore che è gratuito, perché tante volte sono i consiglieri che non ci danno il loro aiuto.
oppure per altre cose, anche per la carta, per andare da qualche parte, per un viaggio, certo. Non viaggio di piacere, ma veramente per autofinanziare le nostre attività. E io credo che questo, nella nostra grande casa radicale, dobbiamo, io credo, sentirci veramente vicini e magari chiedere l'aiuto a quelli più vicini nell'altra città, o il sud al nord o il nord al sud. Io credo che questa sia la cosa nel futuro che ci può aiutare, e poi aiutare i giovani, quello dico io da vecchia. Grazie Mina Welby, appuntamento su liberi.tv. Grazie. Grazie a voi.